Voi tutti buonasera e bentrovati ad Obiettivo Prato. Questa sera parliamo di arte, in particolare di arte contemporanea che è arrivata qui a Villa Guicciardini, nella dimora storica di Usella a Cantagallo. Infatti sono in mostra le opere di due artisti, Maela Stolfi e Giuseppe Guanci, una mostra fortemente voluta dalla Signal, realizzata in collaborazione con Villa Guicciardini e in partenariato con TV Prato. Siamo in compagnia di Paolo Brachi della Signal. Che cosa significa quindi una mostra di arte contemporanea qui all'interno di Villa Guicciardini? Ecco, dopo l'esperienza maturata facendo eventi in luoghi insoliti come zone produttive o ambienti di lavoro, la Signal è particolarmente contenta di partecipare a questa operazione culturale in questo luogo insolito, con le opere che si sposano bene con questo ambiente così suggestivo. Quante sono appunto le opere in mostra? In questa mostra ci sono 10 opere di Maela Stolfi e 10 opere di Giuseppe Guanci, due artisti che hanno due tecniche completamente diverse. Una è pittrice particolare, di immagini piuttosto suggestive. L'altro è uno scultore che però usa materiali insoliti come i fili di rame, i fili di bronzo, con i quali crea delle opere tessendo l'aria intorno alla scultura. E così si possono ammirare veramente opere suggestive. Quanto è importante appunto promuovere l'arte e soprattutto anche portarla in dimore storiche del territorio? Portare l'arte in questi luoghi, in queste dimore storiche, dà molta soddisfazione, e vedere anche la partecipazione di persone che approfittano dell'insolita operazione per fruire le opere d'arte e visitare queste dimore. Un'attenzione particolare che ha da sempre la Signal per l'arte in genere, che quindi insomma porterete avanti. Ci sono anche altri progetti in ponte? Beh sì, pensiamo questo, di esportare questo format, di fare poi altre mostre in altri posti ugualmente suggestivi. Vi diamo appuntamento, alla prossima. Siamo in compagnia dell'artista Giuseppe Guanci, qui a Villa Guicciardini, con 10 opere. Che tipologie di opere sono? Cosa c'è in esposizione? Sì, le mie opere sono, diciamo, la mia modo di fare le opere si chiamano tessoforme, perché è questa sorta di tessitura tridimensionale, e quindi queste opere che ho portato qui ovviamente fanno parte di questa serie. Io realizzo queste opere con un sottilissimo filo metallico, con cui amo dire che circoscrivo il vuoto, insomma, quindi figure che esistono ma che sono allo stesso tempo evanescenti, perché lo sguardo le può attraversare. Ecco, questa è un po' la mia tipologia di lavoro, insomma. Quanto tempo ci vuole anche per realizzare, per quindi questa tipologia di opere, quindi per anche utilizzare questo tipo di materiale? Come funziona? Sì, diciamo, il lavoro è molto lungo. Infatti io, da un punto di vista concettuale, mi rifaccio molto anche alla filosofia orientale, e quindi qui c'è molto il concetto del vuoto, no? Questa idea di circoscrivere con questo filo questo vuoto. E chiaramente è un lavoro, il lavoro stesso di questa tessitura lunghissima è una meditazione, come mi piace dire spesso, perché chiaramente impiego tantissime ore, tantissimi giorni, in alcuni casi anche alcuni mesi. Insomma, è un lavoro di grande pazienza. Come accanto a noi abbiamo appunto una delle tante opere. Ce la può un po' raccontare? Che tipologia di opera è, come è stata fatta? Sì, questa è una delle poche opere che sono in piedi, perché chiaramente e questo tipo di struttura, il filo è di solo 0,8 mm, quindi di per sé non ha nessuna consistenza.
quindi l'idea di poter fare stare in piedi una struttura di questo tipo era anche una sfida abbastanza importante, solitamente sono sedute o sdraiate. E grazie a tutto un sistema di tensioni interne, derivano un po' anche dal mio background, perché sono architetto e quindi un po' mi porto dietro anche questo background, oltre a chiaramente a quello tessile, perché essendo a Prato non si può non parlare di tessile. Ecco, l'idea che poi questa struttura così evanescente, così sottile, possa comunque stare in piedi era una sfida che mi appassionava, oltre poi il soggetto, beh, questa è la guerriera, è una donna e quindi il simbolo della donna e altro, insomma, ricorre spessissimo nelle mie opere. A proposito di tessile, c'è anche un'opera dove ci sono anche proprio dei fili tessili. Sì, quella è le ultime cose che sto facendo, sempre rifacendomi un po' alla filosofia orientale, quindi diciamo il pieno, il vuoto, lo yin e lo yang. Sto lavorando, come nel caso del guerriero e anche di quella con i fili, con una parte materica e una parte completamente vuota. In quel caso la parte materica ovviamente è un richiamo ancora una volta alla cultura pratese, perché poi tra le mie varie passioni c'è anche quella della storia della produzione pratese, e quindi lì sono intervenuto veramente con dei fili di lana che sono intessuti nella struttura metallica. Poi sempre c'è anche un'altra opera che è alle nostre spalle, che è anche di due colori diversi, anche questa appunto che cosa rappresenta, come è stata fatta? Allora, queste sono altre sperimentazioni, perché diciamo in questo caso è sempre fatta in filo di rame, però a un certo punto del mio percorso artistico ho scoperto anche i processi galvanici, e quindi c'è quest'opera che è dietro, che è in bagno galvanico in bronzo nero, come l'altra che è distesa in bagno d'oro, e mi affascinava molto l'idea di questi cromatismi, quindi il nero con l'oro. Lei è luna, quindi ha l'acconciatura a forma di luna, e anche tutti i monili che sono in oro sono a forma, richiamano la luna, e lei si chiama Luna ovviamente. Che cosa significa anche esporre qui a Villa Guicciardini e anche poi insieme a una pittrice? Comunque c'è un connubio, quindi, di arte diversa insieme. Beh, questa è ovviamente una cornice affascinante, Villa Guicciardini, soprattutto questa parte qua della villa, che è antichissima. L'idea di esporre con Maila Stolfi è un connubio interessante, perché lei fa appunto pittura e io faccio scultura, e quindi il dialogo tra pittura e scultura, tra queste due anime, lo trovo particolarmente interessante. Devo dire che per tutto questo dobbiamo ringraziare quello che è il vero motore di tutto questo, che è Paolo Brachi della Signal, che ha voluto e che ha creato, diciamo, questo evento, quindi colgo l'occasione anzi per ringraziarlo. Che cos'è lei, per un'ultima battuta, che cosa rappresenta per lei l'arte, che cosa vuol dire creare anche le sue opere? Beh, l'arte è un qualcosa di importante. Come dicevo, io nasco da architetto, anche se negli ultimi anni in realtà sono più artista, perché la cosa che mi affascinava anche quando ho fatto architettura, non tanti mi chiedono ma perché hai fatto architettura, perché era l'idea di creare, cioè un qualche cosa che prima non c'è e dopo c'è ed è uscita dalle mie mani. Quindi l'atto creativo credo che sia una cosa importante, poi può piacere o non piacere, questo non sta a me dirlo, però il fatto solo di creare, di stare, io spesso non faccio neanche bozzetti, perché ho solo un'idea vaga di quello che voglio realizzare, e poi alcune volte mi meraviglio io stesso del risultato, perché è un qualche cosa che prima non esisteva e adesso invece esiste. E forse non, in alcuni casi dico non è dovuto neanche a me, perché mi considero una sorta di medium che realizza queste opere. Siamo in compagnia di Maila Stolfi, una delle artiste che ha realizzato qui 10 quadri che sono esposti a Villa Guicciardini. Intanto, quindi, che tipologie di quadri sono in mostra? Allora, è una tipologia, cioè praticamente la mia tipologia. Io in tutte le mie opere praticamente rappresento delle cartoline, un po' delle cartoline del passato, sensazioni. Ha voluto esprimere un po' le sue sensazioni anche lì? Sì, esatto. Quando sono state realizzate anche queste opere?
Beh, sono dunque, qualcuna è del 2018, qualcuna del 2019, poi so, ce ne sono laggiù due più recenti del 2023, sì. Con che tecniche anche vengono realizzate le sue opere? Quella mia è una tecnica mista con una base di stucchi e poi bitume e olio. E poi metto anche del... So, amo mettere dei pezzettini di rame, cioè, è un po' una cartolina. Che cosa appunto rappresentano? Sono ovviamente tutte diverse, raffigurazioni tutte diverse, qui per esempio alle nostre spalle che cosa c'è? Dunque queste sono delle calle, sono, sì, vabbè, si vede che sono delle calle, sono, se, cioè, sono delle idee che mi vengono al momento, cioè non parto mai con una cosa, cioè, mi viene in mente di fare una cosa e nulla, cerco di buttarla giù. Magari sono a giro, vedo una cosa, un oggetto mi dà una sensazione, un'idea, torno a casa e la butto giù e poi da lì parte la realizzazione dell'opera. Ecco, qui appunto abbiamo le calle, quali altre tipologie di opere, che altro è rappresentato? Dunque, sono rappresentate dunque laggiù il grano, c'è una vecchia parete di una vecchia casa di contadini, quindi il grano riporta un po' alla vita contadina, e qui una mongolfiera, perché ogni tanto mi piace anche andare sulle vecchie macchine, tipo c'è un aereo del 1913, ecco, riportare un po' queste cose così. Cosa significa esporle qui a Villa Guicciardini? Beh, prima di tutto ringrazio la proprietà, poi ringrazio la Signal che ci ha dato l'opportunità sia a me che a Giuseppe, e poi insomma è una location stupenda, fantastica, che beh, è un onore. Che cos'è in conclusione per lei l'arte? Che sensazioni prova appunto quando si trova lì a realizzare le sue creazioni? Cioè? Beh, l'arte per me è una cosa che ti estranea dal mondo, cioè praticamente tu sei te con la tua opera e è un mondo tutto tuo, è un mondo a parte che è favoloso. E con questo è tutto, Obiettivo Prato per questa sera termina qui, grazie per averci seguito e arrivederci, a presto.